la storia del buon samaritano. La parabola del buon samaritano è una delle più significative del cristianesimo. Buon samaritano è ogni uomo che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque essa sia. Narrata nel Vangelo di Luca, tratta il tema della misericordia da mostrare verso il prossimo. Il vero cristiano, per questa parabola, è chi nelle azioni segue l'esempio di Cristo e non chi si reca al culto nel tempio più ortodosso, dimenticando di aiutare il prossimo. Proprio l'interrogativo posto a Gesù da un dottore di legge su chi fosse il prossimo determina il racconto della parabola. Un viandante, mentre percorreva la strada da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo derubarono e maltrattarono per poi fuggire, lasciando il poveretto ferito e sanguinante sul ciglio della strada. Subito dopo passò un sacerdote e un levita addetti al culto del Tempio di Gerusalemme, ma entrambi con indifferenza passarono oltre senza soccorrerlo. Sopraggiunse un samaritano che, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione senza badare alla nazionalità, al suo credo religioso e a se fosse o meno un suo conoscente. Gli fasciò le ferite e si prese cura di lui, lo caricò sul suo asinello e lo portò in una locanda. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo restituirò al mio ritorno». Il viandante era un samaritano. Al tempo di Gesù l'ostilità fra giudei e samaritani è forte. I samaritani vengono considerati pagani e per un giudeo era impossibile pensare a un buon samaritano. L'aiuto al sofferente quindi venne proprio da chi veniva considerato eretico. Al termine della parabola Gesù rivolge nuovamente una domanda al suo interlocutore che già gli aveva chiesto chi fosse il prossimo. Ora Gesù chiede: chi di quei 3 è stato prossimo del malcapitato? E il dottore risponde: chi ha avuto compassione, nel senso che prossimo è chiunque per compassione viene in aiuto alle persone bisognose. In definitiva, sia il buon samaritano che l'uomo bisognoso sono il prossimo da un diverso punto di vista. Nella cultura occidentale viene detta samaritano la persona generosa pronta a fornire aiuto a chi è nel bisogno.